Allora, buonasera a tutti, grazie mille a tutti di essere qui. Allora, prima di iniziare una nota tecnica semplicissima, trovate sulle sedie due tabelle. Allora, in una tabella c'è la descrizione di come cambierebbe il Senato e la Camera con la riforma e nell'altra c'è l'elenco, ci sono i deputati per popolazione di tutti i paesi europei, quindi la potete vedere lì e in più un volantino dove potete indicare e trovare i motivi, insomma, del no. Allora, detto questo, cittadini, grazie veramente per essere qui con noi perché è molto importante poter parlare di uno degli aspetti fondamentali della nostra vita, del nostro essere cittadini, perché ci dobbiamo chiamare cittadini. In quanto essere cittadini vuol dire proprio costruire la società in cui viviamo, costruire la società che è la base di tutti noi e tutti noi facciamo la nostra parte nella società. Uno degli aspetti fondamentali della nostra società è proprio la democrazia. La democrazia che è fatta di quantità, quindi di rappresentanza, di numeri ed è fatta di qualità. Oggi, andiamo a parlare di quello che succederà con la riforma, che, ad una diminuzione della rappresentanza, quindi dei numeri dei parlamentari, non è assolutamente vero che aumenterà la qualità. E neanche il risparmio per il cittadino. E stasera lo facciamo con Riccardo Benisio del Comitato Tre Motivi per il No, Giancarlo Antonelli, Buonasera. sempre del Comitato Buonasera. Tre Motivi per il No, Monica Montella, che è una consigliera comunale di Roma Capitale, Fabio Giannetto del Coordinamento Democrazia Costituzionale e Antonella Sassone del Comitato Noi No. Allora, stasera va ricordata anche una cosa importante per quanto riguarda l'espressione del popolo sul taglio dei parlamentari, che sarà proprio la base del referendum che andremo a votare il 20 e 21 settembre prossimi. In realtà noi come popolo, e voi magari lo ricorderete perché sì, siamo tutti grandi, ci si è già espresso perché, quando? In due date fondamentali, che sono state il 25 e il 26 giugno del 2006 e il 4 dicembre del 2016. Nel 2006 la riforma era stata proposta dal centrodestra, nel 2016 era la riforma Renzi-Boschi ed in entrambi i casi abbiamo voluto il mantenimento dello status quo, quindi fondamentalmente il popolo si è già espresso per tenere i parlamentari che abbiamo. Il quesito referendario, dobbiamo ricordare che il referendum sarà senza quorum, quindi deciderà la maggioranza delle persone che andranno a votare. Adesso è giusto leggerlo insieme perché leggiamolo proprio le parole che sono state usate. Il testo del quesito è questo: approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 240 del 12 ottobre 2019. Questo è il quesito referendario, cita tre articoli costituzionali e adesso io passerei la parola a Riccardo Benisio che ci farà un excursus su appunto il punto costituzionale della situazione. Buonasera a tutti e benvenuti. Come ha detto Annalisa, io vi esporrò brevemente la genesi degli articoli che con questa riforma costituzionale si vogliono andare a modificare. E quindi vedremo anche diciamo, la discussione che ci fu in Assemblea Costituente in merito proprio al numero dei parlamentari. Infatti, personalmente, quello che ho fatto quando, diciamo, ho saputo che si andava modificando la Costituzione in merito proprio alla riduzione, sulla riduzione del numero dei parlamentari, è stato interrogarmi su che cosa avevano pensato i padri costituenti e perché avevano preso determinate scelte. Prendo a modello i padri costituenti perché per me rappresentano il punto più alto della nostra Repubblica e gli stessi esponenti del Comitato del Sì fino a qualche anno fa diciamo, li nominavano spesso, basta ricordare che i 5 Stelle nominavano Calamandrei.
Dunque, andando a prendere gli atti della Costituzione, si trova che i padri costituenti ritennero necessario un numero di senatori e deputati direttamente proporzionale al numero di abitanti, in particolare un numero di eletti che permettesse di rispettare gli interessi di tutto il popolo italiano, quindi sia di quello che può essere di una grande città come Roma, oppure di una piccola frazione come una valle alpina. Dunque risulta già evidente che il principio cardine, della loro scelta fu quello proprio della rappresentanza parlamentare. In Assemblea Costituente troviamo proprio come oggi due fazioni, una che era per la diminuzione del numero dei parlamentari, che era costituita dai liberali e dai repubblicani. In particolare fu l'onorevole Conti che propose un emendamento che voleva diminuire il numero dei parlamentari rispetto a quelli che c'erano stati finora nello Statuto Albertino. Infatti propose un numero di parlamentari, di deputati, circa pari a 400. Ora lui, proprio con le stesse motivazioni che porta avanti oggi il Comitato per il Sì, addusse a favore di questa posizione, quindi la riduzione del numero dei parlamentari, due motivazioni: i costi, che così sarebbero stati di meno, e l'efficienza parlamentare. Riguardo ai costi, sempre rimanendo alla discussione che ci fu in Assemblea Costituente, lascerei rispondere un esponente di spicco degli stessi liberali, che comunque era a favore del taglio, che è Luigi Einaudi. Lui infatti disse che, e leggo: il costo per il funzionamento del sistema rappresentativo deve essere messo in rapporto al bilancio dell'esercizio e che così facendo tale costo non risulta affatto eccessivo, anzi. Dunque proviamo ad applicare lo stesso ragionamento ai giorni d'oggi. Si è calcolato che il risparmio sarebbe dello 0,007% rispetto all'esercizio statale, oppure possiamo vederlo come un risparmio di circa o poco meno di 1,50 euro a persona all'anno, il famoso caffè all'anno risparmiato. Quindi direi che la tematica del risparmio sui costi non sussiste. Tornando all'Assemblea parlamentare, l'altra fazione era composta dai democristiani, dal Partito Comunista e dal Partito Socialista. Questa fazione appunto era per avere un più elevato numero di parlamentari. In particolare fu l'onorevole Cappi che propose un emendamento che legava direttamente gli eletti agli elettori, nella misura di un deputato ogni 100.000 abitanti. Quindi per la prima volta, a supporto della loro posizione, portarono proprio quella della rappresentanza popolare. Interessante anche la posizione di Terracini, che era il presidente dell'Assemblea, del quale vorrei leggervi un estratto della discussione, perché riporta tre motivazioni secondo me molto importanti. Primo, lui disse: il numero dei componenti di un'assemblea deve essere in certo senso proporzionato all'importanza che ha una nazione sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista internazionale. Quindi il prestigio politico di una nazione a livello internazionale, secondo lui e secondo me giustamente, deve essere legato anche al numero dei rappresentanti. Secondo, la diminuzione del numero dei componenti della prima Camera repubblicana sarebbe in Italia interpretata come un atteggiamento antidemocratico, visto che, in effetti, quando si vuole diminuire l'importanza di un organo rappresentativo, si incomincia sempre con limitarne il numero dei componenti, oltre che le funzioni. Quindi un numero troppo ridotto di parlamentari, che inficerebbe proprio la democrazia rappresentativa della nostra nazione. Terzo ed ultimo punto. Circa l'alto costo di un'assemblea parlamentare numerosa, se una nazione spende 1 miliardo in più per avere buone leggi, non si può dire che la spesa sia eccessiva. Ora soffermiamoci su quest'ultimo punto. Qui Terracini parla dell'efficienza parlamentare, ma non la intende come una riduzione dei costi, quindi bassi costi, oppure come velocità d'azione, ma piuttosto proprio come buona qualità delle leggi prodotte dal Parlamento. Ora, se vogliamo fare un paragone con la riforma odierna, vediamo che ogni parlamentare per legge deve far parte di una commissione parlamentare e, riducendo il numero dei parlamentari, ogni parlamentare si troverà a dover far parte a più di una commissione. Questo comporterebbe due cose. La prima è che dovrà studiare, approfondire e fare leggi su tematiche molto diverse tra loro, quindi diminuirebbe la qualità della legge stessa, ma diminuirebbe anche le tempistiche della promulgazione delle leggi, perché
per calendarizzare le riunioni delle commissioni serve un numero minimo e se un parlamentare non può, fa parte di più commissioni non potrà stare contemporaneamente nella stessa commissione. E quindi l'efficienza da qualsiasi punto di vista la si voglia intendere, quindi o quello della velocità della legge oppure della qualità della legge, ne verrebbe inficiata. Per quanto riguarda l'assemblea, la discussione assemblea costituente, vorrei chiudere con la posizione che espresse Togliatti, il quale disse che il suo gruppo voterà in favore della cifra più alta del numero di parlamentari proposti per due motivi. In primo luogo perché una cifra troppo bassa distacca troppo l'eletto dall'elettore. In secondo luogo perché l'eletto, distaccandosi dall'elettore, acquista la figura soltanto di rappresentante di un partito e non più di rappresentante di una massa vivente che egli in qualche modo deve conoscere e con la quale deve avere rapporti personali e diretti. Quindi anche qui molto chiara la sua posizione. A questo punto passerei dunque alla conclusione, alla lettura dei due articoli che furono poi pubblicati nella Costituzione del 48. Allora, l'articolo 56, comma 1, dice: la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto in ragione di un deputato per 80.000 abitanti. Articolo 57, due commi: il Senato della Repubblica è eletto a base regionale e a ciascuna regione è attribuito un senatore per 200.000 abitanti. Dunque direi che il principio cardine che risultò, diciamo, uscì nella discussione parlamentare in Assemblea Costituente fu proprio quello della rappresentanza parlamentare. Vorrei concludere con questa considerazione. Nel 1948, quando vennero pubblicati questi articoli, la popolazione italiana era di circa 46 milioni di abitanti, mentre oggi siamo circa 60 milioni. Quindi, al contrario di quanto si possa pensare, se nel 1963 non fosse stato fissato il numero dei parlamentari e se quindi oggi fosse ancora in vigore la Costituzione del 48, addirittura avremmo un numero di parlamentari maggiore e non minore, avremmo dovuto avere addirittura un numero maggiore e non minore come invece questa, diciamo, triste riforma propone di... Esatto. Io ho concluso. Passiamo la parola a Giancarlo Antonelli. Grazie, benvenuti. Io mi fisserò su tre punti che sono quelli anche dei nostri tre motivi per il no. Il primo lo chiamerei logico qualitativo. Mi ha fatto molta impressione quando mi hanno presentato questa riforma parlando del 30% del taglio dei parlamentari. E perché ragionandoci ho detto il 30%... qualitativo? 30% per base di censo, di ricchezza, di intelligenza, di capacità? No, lineare. E la storia italiana, anche degli ultimi anni, se penso alla sanità, tagli lineari, potremmo chiamarla la spending review dei parlamentari, oh mio Dio, perché cosa succede, specialmente nella politica? Succede che quando c'è un taglio lineare di sicuro si abbassa la qualità dei nostri rappresentanti politici. Perché? Perché come è fatto oggi e come se ne sta parlando con la nuova legge elettorale, forse ancora peggio, i rappresentanti non sono eletti, ma sono eletti per, direttamente, diciamo, dalle sedi di partito. Noi non diamo le preferenze, votiamo il partito, normalmente il meno peggio. Dovremmo anche abituarci forse a iniziare a eleggere i meglio. Detto questo, se sono dentro un organismo monolitico che ha abbassato del 30% l'accesso, la possibilità dei parlamentari di entrare, evidentemente sceglieranno i, come dire, quelli che non daranno problemi, quelli che sposeranno maggiormente la causa del partito o peggio ancora delle lobby che sono dietro i partiti. E questo è in assoluto uno dei motivi inattaccabili per cui si abbasserà. Noi non abbiamo nessuna garanzia che miglioreremo la classe politica, probabilmente, anzi sicuramente l'abbasseremo, punto. Ma vediamolo questo taglio, come vi è stato lasciato questo piccola presentazione, sono i lavori parlamentari, in cui hanno fatto i lavori parlamentari, uno legge in media, tanto 30 e il 36% in media nei seggi del Senato e del 33,3%
alla Camera dei Deputati, la Camera bassa, quindi vuol dire 1 su 3. E se vado a leggere i seggi per regione, dove faccio due esempi, l'Abruzzo adesso ha 7, il Lazio adesso ha 20 rappresentanti alla Camera dei Deputati, Lazio 2 ne avrà 12, si passa da 94.000 a 156.000 persone ogni deputato eletto. Ma siccome sono un po' tignoso, sono andato a vedere Lazio 2 da cosa è composta. Lazio 2 è composta dalle province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e 36 comuni della cosiddetta vecchia provincia di Roma, la città metropolitana. E sono sicuramente comuni inferiori, sia sicuramente per numero che per capacità economiche e potere, come dire, politico. E chiediamoci, ma di questi 20 che diventeranno 12, quante istanze particolari, piccole, molto, come dire, anche molto di nicchia, di piccole realtà di montagna, di un piccolo provincia, di una piccola città di provincia vicino al mare, qua nella provincia di Roma, che non è vicino a Civitavecchia, non è a Fregene, una via di mezzo, e non avrà più un parlamentare che la difende, non avrà più, perché? Perché di nuovo la politica, i partiti politici decideranno di andare a incidere dove ci sono più cittadini, dove girano più soldi, dove girano più interessi anche economici. Questo per la Camera dei Deputati. Per la Camera dei Senatori è ancora più impressionante. Parto con la Basilicata che passa da 7, come da legge del 1963, perché i padri fondatori, anche successivamente chi ha messo mano alla Costituzione, è stato molto intelligente. Perché Basilicata e Abruzzo hanno l'Abruzzo 182.000 abitanti, la Basilicata 82.000, quindi non avrebbe dovuto avere un senatore, ma siccome sapevano che c'è un gioco di equilibrio e il Senato è l'equilibrio delle regioni, ne hanno dati 7, escluse, voglio essere onesta, la Valle d'Aosta da sempre ne ha 1 e il Molise ne ha da sempre 2. Passeremo in Abruzzo da un rappresentante, da un senatore ogni 186.000 a 326.000, quindi raddoppiamo. Dalla Basilicata uguale, si passa da un senatore ogni 82.000 a un senatore ogni 192.000. In Abruzzo diventeranno 4, in Basilicata 3. Ora in Abruzzo si parla tanto di Macerata, L'Aquila, tutte le zone del terremoto del centro Italia. Immaginatevi un Senato dove hai più che dimezzato i senatori che possono portare avanti le istanze dei cittadini. È una cosa ignobile, qualcosa che anche per un matematico, uno statistico, non sta in piedi difendere. Per ultimo, l'entrata di articolo 49 della Costituzione, perché il nostro comitato ha molto a cuore la Costituzione. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti e concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ora, se noi tagliamo i nostri parlamentari del 30%, abbiamo ad oggi, qua legge Rosato, 3% dei voti ottenuti e l'entrata, il diritto di entrare in Parlamento devi avere su scala nazionale il 3%. Ora, grandi numeri, dal 3 più 33% perché diminuisce questa quota, il 33% in meno vuol dire che io devo ottenere un 33% in più di voti per avere qualcuno che mi rappresenti. Quindi dal 3 si passa al 4. In realtà, per come uno ne stanno parlando, per come sono costruiti i seggi già oggi
i vari distretti elettorali, noi abbiamo pensato che minimo andremo a chiedere, se non cambia la legge elettorale, servirà per un partito, un nuovo partito fondato secondo i principi dell'articolo 49 della Costituzione, almeno il 5%, quindi un numero enorme, perché per fondare un partito bisogna avere un'idea, bisogna avere dei militanti, bisogna pensare, bisogna creare una discussione. Molti partiti che oggi sono più importanti hanno impiegato una decina d'anni e per loro era più facile entrare. Quindi questo, forse in assoluto, è uno dei motivi che, secondo noi, sicuramente uno dei più anticostituzionali e antidemocratici, perché dal basso elimina tutte quelle forze che potrebbero andare a fare opposizione, specialmente nella Camera bassa, cioè nella Camera dei Deputati, da sempre il luogo dove nascono le discussioni, ed è anche per quello che era il più numeroso. E per come è costruita il nostro Parlamento, il Senato era l'equilibrio anche secondo le istanze regionali. Io lascio la parola a Monica Montella, grazie. Grazie a tutti dell'invito. Io sono molto tradita, direi così, tradita, perché quando ho iniziato la mia attività appunto nel 2011-2012, quindi stiamo parlando di tanti anni fa, e come giustamente ha sottolineato, ci vuole tempo per fare politica sul territorio, farsi conoscere. E quando nel 2012 si parlava nel movimento, si parlava di costi della politica, cioè perché? Perché allora si vedeva che, perché allora logicamente il movimento non stava in Parlamento, e vedeva che chi stava in Parlamento, al di là del fatto della qualità molto scadente di alcuni elementi, perché non possiamo dire che tutto è così, assolutamente no, lì la selezione veniva fatta a monte dai partiti, e quindi poteva capitare che c'era qualcuno che effettivamente il suo dovere non lo faceva e qualcuno che invece lavorava molto bene. Che succedeva in quel contesto? Si voleva logicamente fare pulizia di una certa casta, una casta che aveva problemi con la giustizia, e io ricordo che Beppe Grillo aveva raccolto un bel po' di firme per fare questo tipo di iniziativa. E allora a quel punto diciamo, l'iniziativa fondamentale era fare pulizia all'interno del Parlamento, ma pulizia non significa tagliare, pulizia significa selezionare, che è diverso, cioè avere dei nostri rappresentanti con un certo livello di onestà, trasparenza e tante belle stelle che ce le siamo dimenticate nel corso della nostra via, purtroppo, e sono veramente rammaricata per questo. Però i miei tre no, io parto dal mio, diciamo, dalla mia esperienza personale. Allora, il primo no è perché già Roberto Casaleggio, quando diciamo, il padre di Davide, diceva che bisognava diciamo, entrare in questo concetto di democrazia diretta. La democrazia diretta che intendeva il padre non era certo Rousseau, ma era proprio cercare di trovare una soluzione istituzionale alla democrazia diretta. La democrazia diretta significa che io sto dando un altro strumento, no? Oltre a quello che già prevede la Costituzione, che sappiamo, il referendum abrogativo, confermativo, le petizioni, le leggi di iniziativa popolare, quindi sappiamo bene, no? Ce ne doveva stare un altro che ci permetteva di essere rappresentati in qualche modo, ma direttamente, cioè significa diretto, significa che sono io cittadino che decido qualcosa, ok? Perfetto. Noi questa democrazia diretta non l'abbiamo vista né nelle discussioni parlamentari, quando c'è stato questo taglio. Io non ho visto nulla di tutto questo, e quindi io sono stata tradita, perché delle persone che si erano prese questo impegno di portare questo tipo di cambiamento non l'hanno fatto. E questo è il mio primo no. Il secondo no.
Stiamo parlando di democrazia rappresentativa, quindi io devo eleggere qualcuno che mi va a rappresentare in Parlamento. Nel momento in cui mi deve rappresentare, allora prima di tutto devo avere la possibilità di selezionarlo, perché se io so che una persona è valida, devo poterlo scegliere. Se io metto dei tetti subito, arrivederci e grazie, hanno deciso qualcun altro, mica l'ho deciso io. Quindi che significa? Che io dopo questa riforma ci avrò 400, 600, quello che sarà, a me del numero non me ne frega niente, ci avrò 600 persone che non so chi saranno, come saranno selezionati e che tipo di lavoro porteranno all'interno di un'istituzione così importante che è il Parlamento. Ma noi stiamo parlando del Parlamento, stiamo parlando dei nostri rappresentanti, stiamo parlando di un'istituzione che non deve essere toccata, soprattutto non deve essere toccata così, al buio. Cioè io dopo questa riforma non so che cosa succederà. C'ho una legge elettorale che non mi piace, perché se resta così significa che io ci avrò tutti dei nominati, e c'ho anche un modo di vedere un futuro che mi fa paura, sinceramente, perché io che ne so dopo che cosa può succedere. E quindi questo è l'altro mio secondo no, che la rappresentatività ci deve essere, quindi come giustamente diceva, c'è un 4% di sbarramento, un 5%, ma se non posso neanche io selezionare, cioè alla fine tutti coloro che, scusatemi il termine, ti rompono le scatole, non li voglio in Parlamento, perché così mi passano velocemente tutte le leggi che io devo fare, ma quelle leggi io non so se sono per il bene o il male del mio paese, e quello è il problema, è che io ho preoccupazione, perché... Ho fiducia, vabbè, uno dice ma devi avere fiducia, ho capito, ma cioè, anche col fascismo c'aveva fiducia e poi sappiamo quello che è successo, quindi sinceramente io avere diciamo qualcosa che mi garantisce lo voglio prima, non dopo, sinceramente io al buio, ormai dopo l'esperienza che abbiamo fatto in Italia, io non do fiducia così al buio. Poi il terzo motivo, che è ancora più importante, che l'abbiamo sottolineato, è il discorso dei costi, è ridicolo. Allora, i costi, noi sappiamo che diciamo 800 miliardi di spesa pubblica, perché io poi sui dati di bilancio, Marco lo sa bene, insomma, so smanettare i numeri nel bilancio dell'Italia, del comune e così via. Cioè, venirmi a dire che 80 milioni di euro, o quello che sia, 57, ma voi potete di pure 100 milioni di euro, ma che so rispetto a 800 mila? Ma a me mi state a prendere in giro? Cioè, io devo tagliare la democrazia del mio popolo per quattro spiccioli? Che poi non so che cosa mi succederà in futuro? Ma poi per fare cosa? Io infatti la cosa che mi fa più arrabbiare è che l'etichettamento di una conquista, come se noi stessimo facendo, prendiamoci la stellina perché stiamo facendo questo grande progresso nel futuro, perché poi la qualità, avremo un Parlamento efficiente, ma di che stiamo parlando? Guarda che Parlamento efficiente lo puoi avere anche adesso, se hai senatori e deputati, li fai lavorare dal lunedì al venerdì e non il martedì, mercoledì e giovedì come fanno adesso, li fai informatizzare nei processi, perché noi a Roma Capitale facciamo tutte le videoconferenze e loro ancora no, cioè noi stiamo cercando di innovare dentro Roma Capitale e vedo che in Parlamento ancora stiamo con le pile di carta così, ma di che cosa stiamo parlando? Ma incominciate a fare ora il lavoro, no? Che dobbiamo aspettare che tagliamo diciamo i parlamentari, quindi sì, quindi abbiamo detto sono tre. Forse ne potrei dire pure qualcun altro, ma sinceramente io sono proprio per il no, ma proprio categorico, perché oltre che sono tradita, ma cioè non vedo perché il popolo ci deve rimettere, no? Rispetto al potere esecutivo che nessuno tocca. Ne vogliamo parlare del potere esecutivo? Che stanno sempre a fare decreti dalla mattina alla sera e che il Parlamento è stato depauperato dei suoi poteri? Ne vogliamo parlare? Parliamo pure di queste cose importanti, perché a botta di decreti, il Parlamento che fa? Sta lì a guardare, deve all'ultimo momento verificare se c'è qualcosa che non va. Ma di che stiamo parlando? Incominciamo a far rispettare la Costituzione con il Parlamento, dare i poteri legislativi che spettano ai parlamentari e leviamo questi decreti che dalla mattina alla sera ci stanno veramente impoverendo il Parlamento come istituzione. Poi iniziamo a parlare di riforme, di innovazione, di tutto quello. E mi chiudo qua, scusate, ma sono molto arrabbiata, grazie. Ok.
Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Dunque, io faccio parte del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Roma. Noi abbiamo iniziato raccogliendo le firme contro l'Italicum, poi abbiamo continuato contro la riforma Renzi-Boschi e poi due anni fa abbiamo iniziato a occuparci di autonomia differenziata e abbiamo favorito la nascita di un comitato che in qualche modo si muoveva parallelamente al nostro su questo tema dell'autonomia differenziata. Poi quando si è presentato questo problema del taglio dei parlamentari, abbiamo riunito di nuovo le forze dei due comitati dell'autonomia differenziata e della democrazia costituzionale e abbiamo abbracciato insieme queste due battaglie, cercando di non dimenticarsi nemmeno dell'altra, perché l'altra sta sempre lì un po' incombente. Ora, entrando in argomento, io non sono un costituzionalista, però negli anni ho imparato a capire come la Costituzione possa difenderci se a sua volta la sappiamo difendere e se riusciamo a spingere affinché venga attuata. Io parto da un esempio concreto del mio passato sono stato esodato. Col confronto con le commissioni parlamentari ho visto come il Parlamento possa costruire buone leggi in trasparenza, ascoltando le parti in causa e gli esperti della materia e mediando nel confronto fra maggioranza e opposizione. Questo è il modo di operare tracciato dai costituzionalisti e funziona, e può funzionare, si possono scrivere buone leggi così. Invece che succede? I governi passano sopra come dei siluri, lanciano dei siluri sopra le leggi preparate con tanta fatica, lanciano dei decreti che completamente vanificano il lavoro dei parlamentari e poi magari con l'aiuto dei Presidenti della Repubblica li fanno passare come se avessero dei requisiti di necessità e urgenza che invece non sempre ci sono. E si va avanti così, magari con voti di fiducia. E negli ultimi decenni, e questo è un processo per cui in vario modo i governi hanno sottratto il potere, giustamente diceva Monica, il Parlamento è quello che è stato designato dalla Costituzione per fare le leggi, il potere legislativo, e i poteri devono essere separati, il governo deve governare, deve amministrare. E invece il governo come fa ad attuare il suo potere legislativo? Non ci sono tutti i meccanismi di trasparenza, tutte le procedure previste. Il governo nelle segrete stanze può anche ricevere le veline dalle lobby e andare avanti e fare una legge. Può lavorare in molti modi, noi non lo sappiamo. E così poi magari ce ne accorgiamo quando ci scontriamo contro una compagnia telefonica, contro una compagnia elettrica, perché magari scopriamo che la legge è tutta fatta per favorire le compagnie e non il cittadino. E adesso, con questi modi di rendere inutile il lavoro del Parlamento, allontanando poi i cittadini dagli eletti, con premi di maggioranza, liste bloccate, si è creata una percezione nell'opinione pubblica di inutilità e distanza del Parlamento. E così si è fatto pensare che il Parlamento si può benissimo tagliare, tanto, e domani magari si potrà pure abolire. Ora, questo modo di procedere, che ormai è decennale, perché insomma si parla di governance, questa parolina governance che ha scatenato un po' tutto, e anche l'attuale riforma, negli approfondimenti che abbiamo fatto seminari eccetera, ci sono apparsi coerenti con le altre iniziative avviate dal governo precedente, giallo-verde, e che in parte anche questo governo sta perseguendo: l'autonomia differenziata, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il referendum legislativo approvativo.
sono tutte riforme che di fatto tendono a ridurre il ruolo democratico del Parlamento, anche se qualcuna di queste può essere stata lanciata in parte in buona fede dal Movimento 5 Stelle, con magari non molta vedutezza. Ora, cosa potrà venire fuori dall'insieme di queste riforme? Potremmo vedere alla fine, ma anche presto, l'Italia trasformata in una sorta di raggruppamento di staterelli regioni autonomi, tra l'altro privo delle caratteristiche di solidarietà che ci sono negli stati federali, nella Germania, negli Stati Uniti. In questi stati regione ci sarà un presidente, lo Stato avrà un presidente che magari potrà decidere la guerra, e poi tutto il resto sarà deciso su base regionale, con mille regole diverse da regione a regione, e tra l'altro con sistemi elettorali in cui chi vince nelle regioni prende tutto, perché così è adesso. Basta un voto più uno, scatta il listino, scatta... E questo è un disegno di trasformazione della democrazia in oligarchia. E andando più sullo specifico di questa riforma, che adesso è soggetta a referendum, questo disegno appare evidente anche, abbiamo avuto nel discorso precedente che ci ha chiarito benissimo, che gli effetti non sono sul taglio dei costi nella sostanza, ma nella possibilità dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. E i cittadini vengono così allontanati dalla speranza di poter eleggere qualcuno che li rappresenti, e vengono portati all'astensione e al distacco dalla politica, perché non funziona più questo meccanismo della rappresentanza. E questo, non ripeto, potrà avvenire in modo particolare al Senato, perciò la base regionale, tagliando a 200, 9 regioni su 20, quasi la metà delle regioni, eleggeranno soltanto da 1 a 5 senatori. Che quorum ci vorrà in Basilicata, che ne eleggerà solo 3, per eleggerne uno? Noi parliamo del 5% del Germanicum, ma qui è ben oltre, se ne leggo solo 3, è ben oltre del 5% che ci vuole per essere eletti. Allora, conclusione, i partiti più grossi, se vince il sì, prenderanno tutto. La composizione del Parlamento fra astensione, voti persi, il voto utile, il famoso voto utile, e le liste bloccate, non avrà nessuna corrispondenza col paese reale, e nemmeno i governi che avranno la fiducia da questo Parlamento. E poi c'è da aggiungere che il prevalere forzato da questi meccanismi dei partiti più grossi farà saltare tutti quei meccanismi di garanzia che erano stati messi dai costituenti sugli organi di controllo, su quelli che dovrebbero essere i poteri separati dello Stato, la Corte Costituzionale, il CSM, cioè per non parlare poi del Presidente della Repubblica, in cui oltre all'effetto perverso della maggioranza aumentata dai meccanismi elettorali, eccetera, di cui abbiamo detto, si aggiunge anche il fatto che diminuendo i parlamentari aumenta il peso dei rappresentanti regionali ed anche dei senatori a vita. E allora, il principio della separazione dei poteri è un principio fondamentale della democrazia, che viene dalla Rivoluzione francese, e con questo sì verrebbe colpito fortemente, come al principio di rappresentanza, che altrettanto, come abbiamo detto. E niente, adesso soltanto voglio aggiungere una nota all'atere, che voglio osservare che i correttivi che sono stati in qualche modo concordati, che sono auspicati dal PD sulla legge elettorale, saranno inefficaci, sia perché mantengono le liste bloccate, sia perché se non si modifica
l'articolo 57 della Costituzione, che prevede che il Senato sia su base regionale, è chiaro che non sarà assolutamente inefficace un nuovo sistema elettorale. Si ricade nella situazione che abbiamo detto prima, e non credo proprio che ci sia alcuna possibilità che prima delle prossime elezioni si arrivi ad avere una legge di modifica costituzionale con i quattro giri in Parlamento, con l'attesa di 3 mesi fra un giro e l'altro. Quindi cioè è una presa in giro totale che portano avanti per salvare la faccia, e moltissimi però, vedo commentatori in televisione, considerano come qualcosa di reale, e reale non è e non può essere. Niente, quindi conclusione, votiamo no, facciamo votare no e ho finito. Grazie. Adesso la parola a Antonella Fassone del Comitato Noi No. Allora, buonasera. Faccio parte del comitato Noi No di Roma, che ha una composizione molto particolare, nel senso che a farne trasversale, esatto, ne fanno parte componenti di tutti i partiti dell'arco costituzionale, e questo a testimonianza che il tema della Costituzione, che il tema del referendum è comune a tutte le sensibilità politiche, e che contrariamente a quanto ci viene prospettato non vi sono attualmente partiti che sono completamente a favore del sì. Monica ne è una testimonianza importante. Vi è di più. Questo referendum ci viene presentato in una maniera artefatta, ci viene raccontato che la legge costituzionale è stata votata pressoché da tutti i partiti politici. Questo non è vero. L'ultimo comma dell'articolo 138 della Costituzione ci dice che se la legge di modifica della Costituzione fosse stata votata in seconda votazione dalla maggioranza dei 2/3, il referendum non ci sarebbe stato. E questo dimostra che anche in sede di seconda votazione non tutti i parlamentari si sono schierati a favore del sì. Dunque, quelle minoranze che oggi fanno tanta paura, che oggi si vorrebbero eliminare, hanno impedito che ci fosse una modifica della Costituzione senza una consultazione popolare. E quindi questo è un primo aspetto della narrazione che ci viene prospettata. Un altro aspetto è quello di far leva sul malcontento legittimo delle persone. Questo referendum va a tagliare la casta, va a tagliare gli sprechi. È un messaggio populista. Quando è che un messaggio viene detto populista? Quando nell'immaginario collettivo si ha un beneficio, quando poi in realtà si hanno degli effetti negativi e controproducenti. La gente è arrabbiata perché quello che è venuto meno è il rapporto di rappresentatività. La gente non si sente rappresentata in Parlamento, senza generalizzare, come diceva Monica, perché contrariamente a quanto ci è stato raccontato per anni, in ogni partito e con sensibilità diverse ci sono persone per bene che lavorano, e poi ci sono persone che magari tali caratteristiche non hanno. Quindi ci è stato raccontato che votare sì a questo referendum vuol dire tagliare la casta, è esattamente il contrario, vuol dire affidare l'egemonia della vita politica italiana alle segreterie di partito. Quando si dice sì, votate al taglio dei parlamentari, che io amo definire taglio alla sovranità popolare, taglio alla rappresentanza, che meglio rendono l'idea dell'essenza di questo referendum, ci viene poi detto sì, però poi facciamo la legge elettorale. Attenzione, la Costituzione è l'argine che noi cittadini abbiamo per difendere le nostre libertà. La legge elettorale è solo una legge ordinaria, e come tale può essere modificata ogni anno da qualsiasi maggioranza che di volta in volta si forma in Parlamento per effetto
effetto delle elezioni o per effetto di strane alchimie, come è accaduto nel susseguirsi di questa legislatura in cui vi sono state due maggioranze diverse. Quindi paradossalmente si poteva avere una legge elettorale inizio legislatura e poi ci poteva essere una modifica oggi. Dunque dire: modifichiamo la Costituzione che poi facciamo una legge elettorale, ma seppure si facesse la legge elettorale più equilibrata del mondo, questo non darebbe alcuna garanzia ai cittadini, perché con l'avvento di un nuovo governo, della cui composizione nulla possiamo sapere oggi, questa legge elettorale potrebbe essere di nuovo messa in discussione. Quindi la Costituzione sta lì con i suoi numeretti sulla rappresentanza proprio perché i padri costituenti avevano ben chiaro che se la legge elettorale doveva essere dotata di un certo grado di flessibilità per adattarla al contesto storico e politico, vi erano dei punti fermi che non dovevano e non potevano essere messi in discussione, memori dell'esperienza traumatica che aveva attraversato l'Italia negli anni precedenti alla Costituente. Mi fa poi sorridere la leggerezza con cui si citano a volte Nil De Jotti, a volte Einaudi, per giustificare il presunto sì al taglio della rappresentanza. Intanto si decontestualizzano completamente questi interventi. Stiamo parlando dell'Assemblea Costituente con un proporzionale puro in cui anche il partito dello 0, aveva un eletto in Parlamento, e quindi il principio del pluralismo e della tutela delle minoranze che ha consentito fino a un certo punto il progresso di questo paese è venuto meno negli anni. Abbiamo visto cosa è successo. La Costituzione, dopo l'avvento della Costituzione, vi è stato un proporzionale puro. Abbiamo sperimentato negli anni sistemi elettorali diversi che ci hanno portato fino a degenerazioni, il cosiddetto porcellum con liste bloccate, soglie di sbarramento, ma anche la legge elettorale attuale ha dei profili di incostituzionalità che non sono stati corretti. Questi sono indici chiari per cui l'argomento della legge elettorale non attiene alla tutela della rappresentanza e rappresentatività, perché non è una garanzia per noi cittadini. Vi è l'altro tema, la tutela delle minoranze e del pluralismo. Seppure ci fosse una legge elettorale proporzionale, con la diminuzione del numero dei parlamentari, le circoscrizioni sarebbero più ampie. E di conseguenza anche una soglia di sbarramento più bassa, come si faceva notare, in realtà in talune regioni diventerebbe in concreto una soglia di sbarramento tale da impedire l'accesso alla vita politica alle cosiddette minoranze. L'argomento dell'efficienza. Certo, mi rendo conto che quando si è in tanti le discussioni possono essere faticose e che una sola persona magari decide molto più in fretta, ma non è questa l'essenza della democrazia. Le discussioni vi devono essere, le commissioni servono per approfondire le questioni e il Parlamento è il luogo del dibattito libero e pubblico, non è il governo. Quindi questo tentativo di tagliare la rappresentanza è un tentativo di relegare il Parlamento in posizione subalterna rispetto al governo, rispetto all'esecutivo. Il taglio della rappresentanza avrà i suoi effetti sugli equilibri costituzionali. Avremo un paese trainato completamente dall'esecutivo. Mi si potrà rispondere che anche oggi il Parlamento è in parte svilito dei suoi poteri a causa della decretazione d'urgenza, a causa della questione di fiducia, del voto di fiducia che viene espresso molto di frequente, ma lì il tema è quello della qualità degli eletti, non è della quantità. E nel momento in cui si taglieranno i parlamentari, intanto non avranno il dono dell'ubiquità quelli presenti e soprattutto quelli che stanno in televisione o a fare le dirette Facebook dalla mattina alla sera. Quindi se stanno in televisione immagino non partecipino a molte commissioni
E al posto loro chi parteciperà, una volta che il loro numero sarà diminuito? Staff più numerosi, consulenti più numerosi. Quindi le segreterie di partito piazzeranno i propri amici non più nelle liste elettorali. Non dovranno prendersi neanche il fastidio di farsi eleggere, verranno piazzati negli staff e di conseguenza il costo sociale, prima di tutto, dico io, ma il costo anche economico per i cittadini sarà assolutamente maggiore a fronte di una diminuzione di trasparenza e di qualità del lavoro parlamentare. Per queste e per le ragioni espresse da chi mi ha preceduto, invitiamo tutti a votare no al taglio della sovranità popolare. Grazie, grazie veramente a tutti voi, grazie a voi di aver partecipato e guardate cittadini, come ci hanno dimostrato i nostri ospiti, questa riforma, la richiesta di un taglio dei parlamentari è un tradimento a noi, al nostro popolo, al nostro essere cittadini, quindi riflettiamo, pensiamo alla Costituzione e votiamo convintamente no. E adesso se volete, certamente spazio per delle domande. Più che domande io... Funziona, sì. Allora, più che domande, io volevo parlare di un aspetto che non è stato considerato e quindi farebbe bene anche parlare. Noi sappiamo che la Costituzione fonda su degli equilibri delicati che i padri costituenti hanno considerato con pesi e contrappesi. Quindi muovere qualche cosa senza tenere conto dell'impianto complessivo è molto molto pericoloso. C'è un aspetto che non è stato considerato. Gli articoli 50, allora, gli articoli sono 56, 57 e 59, cioè 56 è quello dei deputati, 57 i senatori e 59 i senatori a vita. C'è un aspetto che non viene considerato. Noi fra un paio d'anni mi pare, i parlamentari insieme con i rappresentanti delle regioni dovranno votare il Presidente della Repubblica e viene alterato fortemente il rapporto tra il contributo dei parlamentari e quello dei rappresentanti delle regioni, perché non si parla nel referendum di questo. Questo è un altro aspetto delicato e importante che chiaramente, cambiando gli equilibri, dà difficoltà. Io volevo dire anche un'altra cosa sulla questione dell'oligarchia, per esempio, che è stata giustamente richiamata e al controllo dei segreti. Voglio ricordare che uno dei tentativi di diminuire il numero dei parlamentari l'ha fatto Licio Gelli. Ricordiamo che Licio Gelli auspicava una diminuzione dei parlamentari proprio per aumentare il controllo da parte dei poteri forti, come li vogliamo chiamare, sui partiti stessi e sulle leggi che devono uscire. Questa è una cosa importante, perché poi voglio anche ricordare, io sono rappresentante del Movimento 5 Stelle e all'ottavo municipio e pure io, essendo anche del Movimento 5 Stelle, sono per il no, lo stesso. E voglio ricordare che inizialmente il Movimento 5 Stelle non era per il taglio dei parlamentari. La vera riforma che era richiesta era la diminuzione delle indennità a tutti i parlamentari, non alla diminuzione. Questa è stata una grande mistificazione che è stata fatta cammin facendo e che ha portato a una motivazione che è diventata populista, perché... E qui concludo, perché chiaramente così lasciamo spazio agli altri. La vera motivazione qui, ed è trasversale su tutti i partiti, qui parlo del sì, è volersi attribuire una vittoria, soprattutto per certe formazioni politiche che sono stanche di troppe sconfitte. Quindi vedrete che la vittoria del sì, che a quanto pare, io mi auguro che non sia, perché io voglio che vinca il no, ma se dovesse succedere ci saranno tanti padri nella quella vittoria, chiaramente, e non avremo risolto nessun problema, perché c'è anche un trasferimento della virtuosità di questo referendum, perché quelli che dicono che bisogna votare sì, non dicono che bisogna votare sì parlando del merito del referendum, ma trasferiscono tutto quanto a quello che ci promettono di voler fare successivamente. Questa è un'ulteriore mistificazione che noi non possiamo assolutamente accettare. Ecco, io questo era quello che volevo dire, mi sembra che il resto poi l'avete detto voi. Ci tenevo soprattutto sulla questione del Presidente della Repubblica. Vi ringrazio per avermi dato lo spazio. Qualche altra domanda? No, più che altro mi dite se vi abbiamo convinto oppure siamo una massa di lettere. Grazie Monica. Monica. Oppure no? No, veramente, perché, cioè,
voglio capire se avete capito dove stiamo andando oppure no, perché è importante, ma non perché siete di parte, probabilmente siete tutti per il no, non lo so, però a prescindere se siete sì e no, cioè le motivazioni che vi abbiamo dato, perché sono delle motivazioni che ve le stiamo dando, io dico col cuore in mano, perché a me non è che mi sta qualcuno pagando per fare questa campagna, oppure sono interessata per chissà quale, no, semplicemente perché voglio difendere la mia democrazia, cioè io sono un ricercatore pubblico, quindi figuratevi, già la libertà di ricerca per me è una cosa fondamentale, figuriamoci la democrazia, cioè voi pensate un giorno se qualcuno viene e dice tu non devi fare più ricerca in questo modo, lo devi fare in quest'altro modo, e io che faccio? Già no, vabbè, e già lo fanno, cioè io che faccio? Cioè la mia garanzia è proprio questa, che io sono una donna libera che posso fare ricerca e che nessuno mi può dire quello che io devo o non devo fare, perché fortunatamente ho la mia testa che mi dice le cose giuste da fare rispetto a quelle sbagliate. E quindi io mi auguro solo, cioè, che fate un piccolo passetto, cioè trasferite questo messaggio che oggi avete ricevuto da noi a qualcun altro e così facciamo il passaparola, perché tanto dal punto di vista mediatico siamo morti, perché si sa che è impossibile arrivare, i poteri staranno pompando a non finire questo referendum, e quindi è importante che noi facciamo il nostro piccolo passetto di passaparola come la formichina, io lo dico a te, tu lo dici a lui, e devono avere una di quelle batoste che se lo devono ricordare per la vita, così la prossima volta prima di fare una riforma si devono mettere al tavolo e basta, non lo dico più. Infatti non l'hanno fatto. A posto? A posto.